Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi mostro come realizzare una base viso senza fondotinta, quindi praticamente con solo l'utilizzo del correttore. Parto applicando il mio solito primer, che è il Fix & Last di Essence, che mi aiuta sempre a far durare il make-up un sacco di ore e allo stesso tempo va ad idratare la mia pelle. Come fondotinta correttore utilizzo questo qua di NYX, che è il Bare With Me. È questo correttore con le sealer interno, quindi è un po' più idratante e secondo me è perfetto per essere utilizzato anche come fondotinta, perché appunto ha una texture molto simile a quella del fondotinta, lo si lavora molto bene. Tenete conto che comunque il correttore ha una copertura molto più alta rispetto a un fondotinta, quindi distribuitelo per bene. Io tipo quando lo utilizzo in questo modo lo applico prima su tutto il viso con il pennello e poi dopo lo vado a sfumare come preferisco, con la spugnetta, col pennello, come voglio. E se vi posso dare un consiglio, utilizzate sempre i correttori come questi, liquidi, perché quelli in cialda sono un po' più duri e quindi sono anche poi più difficili da sfumare rispetto che un correttore appunto in crema. Poi dopo prendo la mia spugnetta umida e vado a sfumare tutto il mio correttore sul viso. E come vedete è bellissimo. Se volete comunque una base leggera, molto naturale, è perfetto, perché in questo modo lo andrete a sfumare per bene solo dove vi serve. Quindi poi dopo andremo a correggere le occhiaie come facciamo normalmente. Però come vedete ha dato una base perfetta al nostro viso e se volete, se avete un correttore molto coprente, potete mischiarlo alla vostra crema giorno. Quindi mettete un po' di correttore, un po' di crema, mischiate e in quel modo andrete a creare poi una BB cream. Dopodiché vado sempre con lo stesso correttore a correggere le occhiaie e faccio sempre nello stesso modo. Quindi prendo il mio pennello e posiziono il correttore in questo modo in maniera più concentrata rispetto che all'applicazione tipo del fondotinta, perché lo applico solo dove mi serve, quindi nella zona dell'occhiaia e nella zona qua dell'angolo interno, che è una delle parti più scure del nostro viso. Poi lo posso applicare ai lati dei miei occhi e nella zona T in questo modo. E ora giro la mia spugnetta dalla parte della punta e vado a lavorare il mio correttore. In questo modo avremo la concentrazione di prodotto più alta dove ne abbiamo bisogno, quindi nella zona dell'occhiaia e dell'angolo interno, e la copertura sarà anche maggiore rispetto che a sfumarlo così tanto sul resto del mio viso. Ma comunque sarà un effetto molto molto naturale, come vedete. Per fare bronzing posso utilizzare sempre questa palette che ha dei prodottini, dei correttori in cialda. Questa qua è di Astra, che ha correttori e anche questi qua più scuri per fare appunto bronzing. È molto buona. E diciamo che però i prodotti in queste cialdine qua risultano un po' più secchi, è un po' più magari difficile da sfumare, però con calma si sfuma tutto. Spugnetta, oppure sempre prima prendete il vostro pennello, andate a prelevare il prodotto, io sto utilizzando sempre lo stesso pennello, vado a prendere il prodotto che voglio e lo posiziono dove ne ho bisogno, quindi in questa zona qua, poi dopo prendo la mia spugnetta e lo vado a lavorare. Chiaramente se avete una spugnetta umida sarà molto più semplice sfumare il prodotto e l'effetto sarà molto naturale. Come vedete si è sfumato in 2 secondi e l'effetto è super naturale. Quindi faccio la stessa cosa dall'altra parte, prelevo e posiziono il mio prodotto. E poi lo sfumo con la mia Beauty Blender. E come vedete, in 2 secondi si è sfumato e abbiamo ottenuto il nostro effetto di ombra sul nostro viso. Ora applico il blush e utilizzo un qualsiasi blush in crema. Utilizzo questo qua di Glossier, che è molto bello e ha un effetto super naturale. Quindi quello che faccio è prelevarlo prima con il dito. Non spaventatevi perché tanto il colore non è così. Lo applico col dito e poi lo
lo lavoro e come vedete diventa molto molto leggero e ha l'effetto super naturale. Cioè, vedete, molto vedo, non vedo, proprio un effetto soft molto molto leggero. È un prodotto carino, però sinceramente vedendo il colore così pensavo fosse molto più acceso, però si può volendo stratificare e non è male, però comunque per avere un bel po' di colore bisogna, diciamo, stratificare abbastanza, però per un effetto molto leggero è perfetto. Ora vado a fissare la mia base con la Brighten Up di Essence, che è questa cipria con questo colorito giallastro, e vado a fissare la zona del mio contorno occhi, così fisso subito il mio correttore in questo modo, ma proprio così basta. E poi dopo vado a fissare la mia zona T, che è la parte che solitamente si lucida subito, e poi dopo con quello che mi rimane vado a fissare tutto il resto della mia base in questo modo. Quindi con proprio pochissima cipria. Applico anche un velo di bronzer da questa palette di Astra, che ha blush, bronzer e illuminante. E volendo anche una cipria, ma sinceramente io non mi trovo ad utilizzarla. E poi applico appunto il blush. Quindi lo prelevo con il mio pennello, scarico sempre l'eccesso e lo picchietto leggermente sul mio viso in questo modo, e è bellissimo perché a me questo effetto luminoso naturale piace veramente tantissimo. E comunque siamo andati a coprire tutti i rossori, le discromie e le occhiaie, quindi perfetto. Ora, come al solito, spruzzo il mio spray fissante, questo qua è di She Glam, e poi dopo applico l'illuminante. In questo modo andiamo a togliere tutta la polverosità di tutte le polveri, e l'illuminante voglio provare ad applicarlo dopo perché dicono tutti che applicato dopo lo spray fissante. Quindi prendo il mio pennello e la mia palette di prima, vado a prendere l'illuminante e lo applico qua. È molto bello questo perché è un prodotto super naturale, quindi adatto a un trucco da tutti i giorni. È molto bello. E questo quindi è il risultato finale della mia base fatta solo con i correttori. Fatemi sapere cosa ne pensate, quali sono i vostri correttori preferiti. Lasciatelo, scrivetelo nei commenti e ci vediamo al prossimo video.